Giuliana Desio, allora, insieme con Isa Danieli, tornate per le signorine all'Ambra Iovinelli. Insomma, riprendere uno spettacolo dopo 2 anni di pandemia, però con 160-170 repliche già all'attivo, è più un onere o un onore? È tutte e due, un onere e un onore, perché l'onere sta nel fatto che dopo 2 anni hai la sensazione veramente di... È stupido dirlo, però ho parlato con Isa, insomma, che ha una storia professionale di un certo livello, eppure anche lei, cioè, vengono delle paure, ti vengono delle hai paura di non so di che cosa, hai paura di avere paura, c'è qualcosa di irrazionale che scatta. Poi dopo 2 anni non ti ricordi più niente, per cui devi ricominciare, devi rimettere in piedi da capo lo spettacolo. Averlo fatto tante volte non vuol dire niente, dopo 2 anni la memoria cancella, noi attori siamo così, noi poi cancelliamo per andare verso nuove avventure e abbiamo cancellato tutte e due, quindi adesso bisognerà rievocare, ed è uno spettacolo dove siamo in scena tutte e due per 2 ore, ininterrottamente, solo noi, con i tempi comici strettissimi, insomma è uno spettacolo veramente nel quale noi siamo stanchissime, però non vedo l'ora di buttarmi in questa grandissima emozione, in questa paura, in questo dietro le quinte, in questa magia del dietro le quinte, dell'attesa di entrare in scena. Ho voglia di sentire il brusio della gente, spero che non sia solo un brusio ma che sia proprio un vociare rumoroso che ci fa capire che le persone sono tante. Speriamo veramente che tutta questa faccenda ci restituisca un pubblico ancora più voglioso e desideroso di fruire, che brutta parola, di divertirsi al teatro e di fuggire, perché comunque io volevo fare uno spettacolo comico, leggero, divertente, poi è diventato qualcos'altro, perché noi due abbiamo due calibri in scena per cui riusciamo a essere sia comiche che drammatiche, però voglio soprattutto che la gente passi 2 ore proprio in leggerezza, perché ne abbiamo bisogno in questo momento tantissimo. Anche perché poi in questo periodo diciamo un po' buio, anche tu hai avuto purtroppo un po' di problemi, quindi insomma c'hai una voglia doppia, credo, di tornare. Un po' di problemi, sì, io sono stata praticamente più di là che di qua, sono stata malissimo perché ho avuto un Covid serio, insomma molto serio, e quindi con ricovero, con isolamento, ho vissuto questo lungo isolamento, insomma vabbè, però me lo sono lasciato veramente alle spalle. Io spero solamente adesso di poter ricominciare, che non succeda più niente che ci possa ostacolare o farci preoccupare per il nostro futuro. Spero di avere un futuro, insomma, non solo io ma tutti noi, la comunità di persone che fanno spettacolo, soprattutto spettacolo dal vivo, ma in generale. Ma che messaggio vuoi dare alle persone? Cioè, quando tu, che appunto hai patito tanto, vedi questo perpetrarsi dei no vax, no green pass, no tutto, cioè non ti sale una rabbia, qual è il sentimento che provi? I no vax, ma che sentimento? Io ho lo stesso sentimento che ho per tutte le persone che ogni tanto, io sai, anche io sto sui social, ho una pagina Facebook e naturalmente lì arriva di tutto, qualunque tipo di bestiame, ci sono gli intellettuali, ci sono le persone per bene, ci sono le persone per male, ci sono i psicotici, ci sono i paranoici e quindi ci sono anche i no vax, e ci sono, l'umanità è divisa in tante categorie, loro io li metto tra i paranoici e mi dispiace per loro, ma non ho dei sentimenti particolari, cioè, penso che siano delle persone paranoiche, cioè, con delle ossessioni e non che abbiano torto, perché voglio dire, io capisco che uno può avere il diritto ad avere paura a inserire nel proprio corpo delle cose, dei veleni, quelli che loro pensano che siano dei veleni. Diciamo che possono avere un diritto, ma le espressioni con le quali loro cercano di propagandare questo diritto sono espressioni di ignoranza, sono parole di ignoranza, non sono parole di saggezza o di buonsenso, quindi non mi piacciono queste persone, non mi piacciono.
cosa vuol dire che vi dica? Per fortuna mi sembra che stiamo vincendo su di loro, mi sembra che ha prevalso il buonsenso, che l'80%, almeno nel Lazio, adesso non so in Italia, delle persone ormai è vaccinata. Sappiamo tutti che il vaccino non ci protegge completamente, ma ci protegge dal finire come sono finita io, in isolamento, con l'ossigeno, insomma. Non voglio parlare del Covid, è una cosa triste, è superata, speriamo, è superata. Adesso vogliamo fare un po' di arte. E quindi pensiamo positivo e concludiamo con l'appuntamento per le signorine. L'appuntamento per le signorine è, adesso se mi avessero dato le date potevo anche dire, comunque io so che a fine gennaio siamo qui all'Ambra, l'ultima settimana di gennaio siamo qui all'Ambra Iovinelli, ma dai primi di gennaio siamo in tournée fino a marzo in giro per tutta Italia, di nuovo le signorine, spettacolo veramente... Lo so, tutti quelli che fanno teatro dicono che i loro spettacoli hanno avuto successo, però veramente noi stavamo tutte le sere 5 minuti a ringraziare il pubblico in piedi, era una cosa meravigliosa. Mi dispiace soltanto che probabilmente non potremo più partecipare a quei bagni di folla che avevamo dopo lo spettacolo, quando la gente o nella hall o nel camerino si ammassava per fare i video, le cose, perché poi quella è stata una cosa pericolosissima che ci ha portato tutti quanti anche ad ammalarci, per cui questa cosa non potrà succedere più, quindi ringrazieremo dal palcoscenico, banderemo baci e faremo come se ci fossimo abbracciati tutti quanti. Perfetto, grazie e complimenti. Grazie a voi, ciao. Ma io provo lo stesso sentimento. No, levati, no, allora si è messa Maria Amelia Monti, vattene, levatela, per favore, se no non faccio l'intervista. Te ne sei andata? Vabbè. Non c'è. No, perché sto dicendo una cosa seria, vattene. I Novax. Grazie a voi, ciao. Maria Amelia Monti, vediamo un po' che stupidaggine, vieni qua a dire tue stupidate, tue cazzate. Grazie Giuliana.